Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Allora, se non avete visto dei video ultimamente perché il computer mi ha dato dei problemi, praticamente non mi si è come se sia tastiera, ma soprattutto monitor e mouse non erano collegati al computer, quindi non vedevo nemmeno nulla. E stavo pensando di portarlo praticamente a sistemare perché non ha fatto un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e un giorno no. Poi quando sabato, quando no, era domenica, quando è andato, ha funzionato, ho deciso di andare praticamente a cancellare un paio di programmi, di aggiornare Java, e quindi adesso sembra praticamente toccando ferro che funzioni, quindi meno male. Tra l'altro sono un po' raffreddato, sono in via di guarigione, sono raffreddato alla tosse, però insomma. Ecco anche perché non ho registrato in questi giorni. Quindi, per adesso, ora che mi sto riprendendo, è giunto il momento di continuare la nostra avventura su Brothers in Arms, Road to Hill 30. Allora, nuovamente vorrei raggiungere il ponte numero 4. E meno male Missile che. No, meteo fermi, che cacchio fate. Meno male giù! che ho un bel fucile cecchino. Ah, bene, che bellezza. Ah, un'altra cosa, se nei prossimi giorni non vedrete più video, è il computer che è tornato ad avere quel problema. Purtroppo, spero ovviamente di no, perché insomma, da che andava, insomma, andava, un giorno andava, poi un altro giorno non ha più continuato ad andare, e sinceramente. Allora, ne abbiamo un paio, giusto? Sì. Io ho una squadra, attenzione. Riempiteli di piombo! Allora, sì, andate là. Ah, quindi ho soltanto la squadra di controllo, è molto interessante la cosa. Quindi cerchiamo di non perderla. State attenti più che altro all'altra squadra nemica, che è la. Quindi bisogna raggiungere il ponte. La meravigliosa miniera di questo gioco è fantastica. Ah, devo mirare quindi un pochino più in alto, ma come un arco praticamente, come un arco di curvo, bisogna mirare un pochino più in alto, no, un pochino più in basso del punto in cui vogliamo colpire, perché in teoria con l'arco, se io miro qui la freccia quando parte un pochino si alza e poi si abbassa, quindi se sono vicino a un bersaglio, invece di colpire dove sto mirando, lo vado a colpire in alto. Questo appunto con l'arco. Con tutti gli archi di legno, quindi archi di curvi, storici e longbow. E ho finito praticamente, da quel che ho capito, i proiettili del fucile da cecchino. No, ce l'ho. Allora dov'è il problema? Scusate. Allora, mi fate un po' Voglio di un muro di sbarramento bomba. là. Ho detto che mi stanno bombardando come se non ci fosse un domani, sono ben nascosti i nemici, quindi noi piano piano, aspettate anche correre un po', andiamo ad assalirli sperando che all'improvviso non mi sparino, il problema non mi sparano, sparano. No, è andato bene, perfetto. Tutti qui ora, una base di fuoco laggiù. Sì, ma dovete coprirmi, ragazzi. Intanto io sto prendendo. Allora, cazzo. Fuoco a volontà. Ma ce l'ho nel mente, qua, ragazzi. Ho preso, bellissimo, mentre si muoveva. Bellissimo. Allora, c'è l'altro che l'ho preso, attenzione, l'altro che si nasconde là dietro, ma noi lo andiamo a stanare, noi lo andiamo a stanare, mentre loro fanno un fuoco di sbarramento, io mi vado. Ah, ok, è morto, bravi ragazzi. Ok, squadra, venite qui. È ora di muoversi. Allora, andiamo un attimo ad analizzare la situation. Allora, potevate raggiungere, praticamente stiamo andando
dalla parte opposta. Allora, raggiungi il ponte 4 lungo il sentiero. La sua strada per Carentane è un sentiero mortale, ma finora siamo passati in mezzo ai prati invece, saltando come se fossi Heidi praticamente. Stai basso e copertura per evitare cecchini. Ecco perché abbiamo il fucile al cecchino. Perché ci sono i cecchini nemici. Tra l'altro, io adoro i cecchini, cioè i fucili proprio il lavoro del cecchinaggio. Ah, ma c'è anche l'altra squadra! Allora venite qui, cretini. Pensavo che ne avevo soltanto uno e basta. Infatti ho detto, boh, strano che c'era soltanto una di squadra. Però non so dove passare. E qua non credo che bisogna fare il giro lungo. Spero ovviamente di no. Allora, carichiamo il fucile. E invece ho paura che bisogna fare il giro lungo. Sì. Allora, si può passare di qui? No, 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 no. No, va bene, bisogna fare il giro lungo. Tanto per cambiare, no? Non è che c'è un giro breve per raggiungere l'obiettivo. No, giro lungo, il giro breve è troppo facile. Basta che però con questi bombardamenti non ci vanno ad ammazzare, altrimenti è il fango veramente. Allora, io però mi abbasserei. Abbassate anche voi, ragazzi, per favore. No, cretini. Siamo qui è un campo. Cioè, qui è un campo aperto, ragazzi. Un campo veramente aperto qui. C'è un campo aperto. Copritemi! Sto ricaricando! Mi serve un fuoco di sbarramento! Ma come immaginavo, ovviamente, no? Fuoco di sbarramento. Più che altro ci sono i cecchini, quello che mi preoccupa a me. Allora, sparateli per favore, ragazzi. Ecco, uno è morto. Non volevo cambiare, sinceramente. Allora. Uno l'ho preso, che era forse più. Ok, cioè, dovrebbe essere allora la balistica qua. Quindi devo mirare anche sul. Ok, ho capito, quindi devo mirare un pochino più in alto. Sì, ma sta passa a giro, ma devo evitare tutto sto pezzo, no, eh. Reggeremo, venite con me! Corio! Squadra! Informazione! Eseguo! Sì, ma è veramente un. Cioè, sì, ci stanno bombardando come se non ci fosse un domani, ragazzi. Poi non bisogna passare di qua, attenzione. E dove bisogna andare allora? Di qua allora. Sotto il ponte. Che bello. Sicuramente. Allora, visto la mira. Sono dei nostri qui. Quelli sì. Allora, visto la mira del cavolo che ha questo ciocchino con il fucile mitragliatore, mi sento molto più a mio agio con il fucile da cecchino. Salve. Non dice nulla? Ah, ok. Dica. E Qui una squadra? che Beh, vabbè. volevi, Non c'è un l'esercito modo come un intero? altro per morire. Se vogliamo arrivare alla fine di questo sentiero, dobbiamo bloccare i crucchi con un fuoco di sbarramento. È pieno di tedeschi qui e a Che quanto ci pare non vuole? sono molto amichevoli. Ma va. Andiamo! Ah, no, l'importante è che mi ha salvato la partita. Quello è l'importante. Ah. No, c'è quello armato, è un fango. Serrate! Corio! Mi Oh, dove sentite cazzo laggiù? vai a cercare l'armato? Madonna, che. Prendete quella Passa l'arma, posizione! imbecilli, veramente. Oh. Muovete State con me! Muovetevi! Madonna, ragazzi, guarda, mi verrebbe voglia di ammazzarli io stesso. Salve! Che si sta girando? Ciao, però, sì, dai, giù. Oh. Che cavolo!
Ora via di schianto. Via 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 via. Beh 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 beh, beh. Comunque okay, piano piano. Tutti qui, ora. È ora di muoversi. Stiamo andando avanti. Ricevuto. Piano piano. Ora. Da quella parte, di corsa. Andiamo. Mi servi laggiù. Mentre voi andate là, ragazzi, io mi aggiro qua il mondo, sperando che non ci sono altri miliardi di squadre. Sperando. Bravi. No, non ci arriverò mai. Ok, allora. Un andato. Il problema è che non so chi è che c'è. Oh, non è morto, attenzione. Ok. Sì, voglio il fucile, ragazzi. Attieni premuto, ok. Va bene. Allora, dovremmo essere... non cacchio. Venite qui! Coria! Fate in fretta! Allora, sotto la mitragliatrice, però non ho ben capito dov'è che... Muoviti! Coria! Via! Oh, madonna. Ah, ma io volevo il fucile, non volevo questo. Molto meglio, molto meglio. Mamma mia. Qua si ride. Qua si ride, ragazzi. Io dovrei in teoria... posso girarlo? Fermi, buoni, fermi così che io li aggiro possibilmente. E li faccio fuori sul fianco. Però devo anche stare attento che non c'è altra gente. No, ma perché? Fate fuori l'artiglieria! Ok. Ah no, mi confondo ancora un po' con i comandi, perché sono un po' strani i comandi. Quasi fate qualcosa. Voi fate a morire in questo modo, cretini, non stia altro. No, non capiscono un cazzo. Un muro di fuoco, una base di fuoco laggiù, ora continuate a martellarli. Non capiscono un cazzo, non capiscono un cazzo, non capiscono un cazzo. Che dementi. Perché io mi confondo anche con... Ah vabbè, allora se ci siete anche voi, devo fanculo, scusate. No, perché mi confondo ancora con il coso, tra gli... non mi ricordo, ma con il carro armato e i cosi. Tipo, allora, il carro armato...
Allora, loro sono... state qua. Quell'altro invece è il fottuto carro armato, quindi via. Bene. Da quella parte. Allora, il simboletto dell'accento così è il carro armato, la freccia invece è la squadra della Stati. Questo io non mi ricordavo e facevo appunto confusione. Allora, vedo che comunque sono morti, allora tu mi spari adesso sotto. Fuoco sull'artiglieria! Bene. Mi servi laggiù! Morto. Allora, usa il detonatore per completare la missione. Quale detonatore, scusa, intanto? Allora, no. Ma se il carro armato è distrutto, esatto. Non è bella come è successo, peccato perché arriva quell'altro carro armato ora. Ah, no, vabbè. Bisogna giocarla in modo tattico. Ho paura. Quindi loro. Gorio, colpite il mitragliere. Metti in moto. Avete loro. Cacchio di... Vabbè. No, bisogna fare per forza l'aggiornamento. Allora, mentre... no, voglio solo caricare il checkpoint, grazie. Non mi interessa di guarire la squadra. Allora, mentre lui sta... qua... voi mi seguite, ecco, che altrimenti qua non ne usciamo vivi. Allora, infatti qua dice c'è tutti i dischi della palude, però c'è la mitragliatrice. Abbiamo allora loro che sì, abbiamo due. Ricarico! Muovetevi! Fate fuori quei trucchi! Corio! Colpite il mitragliere! Speravo di passare in mezzo alla feritoia del coso, ma non ce l'ho fatta. Allora fa il problema è che lui colpite duro quell'MG. Fuoco di copertura. Gorio, buttate i caricatori. Ce l'ha fatta a sparare sul tutto di dove posso stare, ragazzi. Per favore, giù, dai, non è difficile. Altrimenti è un fango. Non ce la fanno, via. C'è poco da fare. Non ce la possono fare. Sparano da una parte o sparano dall'altra. Maledetto. Presto!
Oh, bene, bene. È un ottimo modo per morire. Questo, ragazzi, che sto facendo io ora. Però vabbè, un po' di sbarramento. In teoria dovremmo essere... avvantaggiati un pochino. Ah, ok, no, no, io stavo pensando una cosa. Non è che ora ci arrivano un intero esercito di tedeschi dall'altra parte e allora ho detto me ne sto qui dove c'è l'M52, così almeno faccio venire loro di qua e ho una bella copertura. Invece no, bisogna solo finire la missione, meglio così, meglio così. Mamma mia. Missione superata. Quindi continuiamo. Infatti non so quanto manca alla fine. Può mancare poco o tanto, ma non credo tanto. La cosa di sentire quasi vuota quando vieni colpito da una bomba lanciata da uno Stuka a bassa quota. Allora, non sei né sveglio né incosciente, sei solo lì. A dire il vero, è una bella sensazione. Ma da qualche parte in fondo alla mente sai che quando tornerai in te non sarà piacevole. Odio avere sempre ragione. La carica di Cole, che è uno dei nostri. Credevamo morto. No, sono vivo, fortunatamente. Matt, De Sola non ce l'ha fatta. Perfetto. Piano, sei ancora debole. Madonna, ragazzi. Porca puttana. Non ha un cazzo di senso. Dobbiamo andare, Red. Red. Boia. Dobbiamo andare. Cioè, sinceramente non avevo mai visto una cosa del genere, che io ricordo in un gioco della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente. Porca puttana. Vabbè, una bomba, è stato colpito. Minchia. Vabbè, andiamo avanti. Cazzo! L'invincibile Matt Baker è resuscitato. Ok, yeah. Ascoltate. Sapevate che sarebbe stata dura. Ora saprete, sì, cosa vuol dire dura. Tra poco l'artiglieria lancerà fumogeni alla fine del sentiero. Il fumo ci nasconderà mentre attraversiamo il campo e prendiamo la fattoria. Meno male. Se qualcosa si muove, sparate. Se grida in tedesco, sparate di nuovo. Se non grida affatto. Nessuno si muova fino all'ordine. Chiaro? Odio questa parte. Ok, ma tutto sto po' di bordello per prendere una fattoria. State con me! Fate salire il fumo! Beh, sarà come... aspettate l'ordine! Sarà... non sarebbe un cazzo. va bene. Vabbè, credo che comunque sia importante a fine della missione comunque prendere questa fattoria. Non si vede nemmeno praticamente. Fattoria in goof. Io vado avanti, però non vedo nulla. Chi è? Dov'è? Cioè, no, fermi. Così alla carica così, davvero? Va bene, se volete voi, ragazzi. Cioè, ma non si vede nulla, ma come fai a... Ok, bisogna... ma... dov'è? Andiamo a morire, praticamente, fammi capire. No, questo è veramente da folli, ragazzi. Sei da folli veramente. Cioè, vuol dire che non c'era un altro modo per... a parte di scherzo, no? Cioè, vuol dire che... con... Collo, copritemi! Sto ricaricando!
Cioè, vuol dire che non c'era un altro modo, magari bombardando la zona, di rivelare questa roba? Per davvero? Ma se vado avanti muoio, ragazzi. Come la spieghi questa cosa? No, questa cosa non ha senso veramente. Non ha senso questa cosa qui, ragazzi, come azione. Cioè, è strapieno di MG, come facciamo ad andare avanti? No, non ha molto senso la cosa, in effetti, eh. Non ha senso la cosa. Continuate a sparare. No. Fanculo, toh. Sta cazzo di di manovra stupida veramente. Poi adesso, essendo noi nel suo video, dovremmo avere facilità ad ammazzare il nemico, in teoria. Ma proprio in teoria, eh. Allora, scusate ragazzi, ma sono un po' in tensione qua, sinceramente, perché comunque è una zona, è una cosa molto delicata questa cosa qua, questa operazione qua è molto delicata, ed è facile morire in breve tempo, voglio dire, tutta la situazione è veramente brutta, in cui ci hanno messi, ve lo voglio ricordare, insomma, sì. Noi a metterci, ma ci hanno brutalmente. Tutti qui ora. Messo. Aspettiamo un attimo la squadra se viene. Allora, oh bravi ragazzi. Fate un po' di sparramento. Là, per favore. Magari non fatevi ammazzare. Madonna, che imbecilli sono. Quadra, con me. No, è ora di morire, veramente, vista la situazione veramente, veramente brutta. Ma veramente, che fai tu? Vai da... Andate da dietro. Veloci laggiù! Coria! Andiamo! L'abbiamo fatta? Per davvero? Terza squadra! Buono, buono, venite, venite! Allora, è di qua, l'obiettivo è di qua. A parte ne è morto un po', uno o due forse ne sono morti dei nostri. No, dov'è il coso? Di qua. Voi, continuate ad avanzare ed eliminate i tedeschi rimasti!
Io fisso il posto di comando qui. Andate e fateli secchi. Va bene. Va bene. Allora, sì, ci serve il progresso, perfetto. Io direi di finire qua l'episodio e di continuare nel prossimo episodio di Brothers in Arms Road to Hill 30. Ciao!